Tutto questo è un fischio maschio senza raschio. Stop! Un rammarico lo aveva e non esitava a raccontarlo anche incontrando la stampa. Il cinema non lo aveva capito fino in fondo, malgrado il fortissimo affetto del pubblico. Febbre da cavallo, il whisky maschio senza fischio, divertentissimo, ma una maschera. Gigi Proietti è stato questo e anche molto, molto di più. Ha interpretato Casotto, Ricitti, tante commedie, ha avuto una grande popolarità televisiva con il maresciallo Rocca, ma soprattutto si è fatto apprezzare al teatro. Una persona per bene, un grande attore che ha anche insegnato e ha formato intere generazioni di giovani protagonisti del palcoscenico. Molto provato nell'ultimo anno, aveva comunque interpretato un film importante come Il Pinocchio di Garrone nel ruolo iconico di Mangiafuoco. E poi aveva continuato a prestare la voce a tanti personaggi come doppiatore, da Rocky al genio di Aladino, sino al recente Attraverso i miei occhi. Tra le interpretazioni più emozionanti degli ultimi anni, il ruolo del padre di Alessandro Gassman nel film Il Premio, diretto dall'attore, che oggi, pur impegnato a Napoli sul set, lo ha voluto ricordare così. Come alle Olimpiadi. Credo che sia importante che in questo paese si torni a parlare di quelli che hanno fatto così tanto nella cultura, per la cultura di questo paese. Gigi era l'ultimo dei grandissimi e per lui, per la famiglia e per tutti noi è un momento molto difficile, molto pesante, e per quanto mi riguarda lo ricorderò per sempre come uno dei più grandi maestri e amici che abbia mai avuto.